Vi ricordo che questo canale è sponsorizzato da Potawn Store, sito numero 1 per l'acquisto di codici Pokémon per il gioco online. Sempre aggiornato, sicuro e veloce. I codici vi arriveranno subito via mail. Inoltre, con il codice sconto Riccabrotz avrete uno sconto del 5% su tutti gli acquisti. Cosa aspettate? Ciao Grullaia, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Ricca e oggi siamo qua con un nuovo video molto interessante. Nel corso dei miei tanti anni qua su YouTube, tante persone mi hanno chiesto com'è che mi affaccio al mondo dei tornei in real, come faccio, cosa c'è da fare. Ora ve lo spiego. In questo video vi spiegherò come funziona un torneo, cosa c'è da portare e tutte le varie cose che vi possono aiutare per un vostro primo incontro. Prima però vi invito a lasciare un bel mi piace e un commento qua sotto, magari a fine video, con quelle che sono le vostre esperienze e quello che magari, come è stata la vostra prima volta in un torneo, oppure se c'è anche qualcosa da implementare a quello che andrò a dire. Innanzitutto, il gioco di carte Pokémon è aperto a tutti, perché i tornei sono divisi in categorie e abbiamo la Junior, la Senior e la Master. La Junior è la categoria sotto i 12 anni, quindi basta che uno sa le regole e che sappia giocare e può partecipare alla categoria Junior fino ai 12 anni. Dopo si passa alla categoria Senior dai 13 ai 15, mentre nella categoria Master, quella dove c'è tutti i vecchi bacucchi come me, si va dai 16 ai 100.000 anni. Quindi lì potete partecipare praticamente tutti. Ovviamente, una volta che abbiamo inquadrato la nostra categoria, dobbiamo andarci a cercare un torneo. Quindi prendete il vostro browser e andate sul sito Pokémon.it. In fondo vedete c'è trova un evento. Tac, lo andiamo a trovare. Qui sopra scriviamo la città, diciamo, di dove siamo. Io metto Prato, po' Italia incredibile, e mi dice dove siamo. Qua sulla sinistra mi dice tutti i tornei che sono disponibili nelle vicinanze, ok? Quindi anche qua mi fa vedere Bologna, Modena, Firenze, Pisa, un sacco di posti. Quindi sono sicuro che anche nelle vostre vicinanze qualcosa si trova. In ogni evento poi cliccandoci sopra vi dirà l'indirizzo, chi è il responsabile della lega e tutto, e anche la descrizione dell'evento. Ma quali sono gli eventi che possiamo trovare, diciamo, di quelli ufficiali? Gli eventi ufficiali sono League Challenge, League Cup, poi andiamo ai regionali e agli internazionali. Però parliamo di eventi locali, che è più semplice. Nella League Challenge e League Cup sono eventi ufficiali che servono per accumulare i punti che servono per partecipare ai mondiali. Quest'anno la regola dice che è un po' cambiata, che per partecipare bisogna raggiungere i 500 punti. 500 punti sono tanti, perché quest'anno erano 350 e adesso vi elenco un po' i punteggi. Nella League Challenge il primo classificato ne becca 15, mentre il secondo 12 e poi 10. Poi insomma dipende un po' dal numero di partecipanti e i punteggi vanno un po' a scendere. Però diciamo guardiamo solo i primi tre, che sono quelli che ci interessano. Mentre per quanto riguarda la League Cup, che è il torneo massimo locale che uno può, a cui può partecipare, il primo classificato si becca 50 punti, il secondo 40, il terzo 32 e poi via via scendere in base al numero di partecipanti. La regola nuova dice che si può partecipare, o meglio si può fare punti, solamente a 6 cup, quindi 5 per 6 sarebbero 300 punti, che non ci consentirebbe la qualificazione mondiali. Se non sbaglio, quella della passata stagione era 8, quindi 5 per 8 era già sufficiente a fare 350, però questo ci obbliga a partecipare, se uno vuole la qualifica ai mondiali, a un campionato internazionale o un regionale. La vittoria di un internazionale ci consentirà direttamente la qualifica ai mondiali, perché sono 500 punti, il secondo 400, il terzo 320, è il torneo proprio massimo. Mentre il regionale ci darà 200 punti, 160 e 130 e a scendere. Ovvio, quest'anno non sarà molto semplice qualificarsi ai mondiali, però insomma ci saranno tanti giocatori che si metteranno in mossa, sarà un mondiale ben più corposo. Detto questo, una volta che siamo pronti, abbiamo trovato il nostro torneo, dobbiamo prepararci.
Per partecipare a un torneo ufficiale dovete avere un vostro ID Pokémon che trovate qua sul sito nella zona programma Play Pokémon, e una volta fatto il vostro account vi verrà rilasciato un codice con dei numeri che voi andrete a comunicare al torneo. Prima di andare a partecipare al torneo, le cose che dovete portare sono queste. Innanzitutto, una volta fatto il mazzo, dovete fare la lista del mazzo. Eccola qua, dovete mettere il nome del giocatore, quindi il vostro nome, il torneo è fatto in standard di solito, player ID, che sono questi sei numeri, data di nascita, poi age division, quindi metterete in base alla vostra età la spunta su master, junior, eccetera, e poi abbiamo la lista delle carte del vostro mazzo. Se non avete questo file, potete benissimo prendere un foglio di carta bianco e scrivervi le vostre carte, come faccio io, insomma, da poveri. Importantissimo, quantità, per esempio, 3 ditto, scrivete 3 ditto. Il set è importante, che trovate scritti a sinistra, qua in tutta questa colonna, la sigla del set, il numero della carta e siete a posto. Di tutte le carte è importante fare questa cosa qua, perché durante i tornei può capitare un deck check, ovvero l'arbitro prende dei giocatori, prende dei mazzi, li controlla tutto il mazzo, che ci siano le carte, che le sleeve siano a posto, che non ci siano sleeve segnate, carte rovinate, eccetera, o comunque carte false, tutto deve essere perfetto, pena delle penalizzazioni, quindi attenzione, anche un errore nella lista vi può portare a delle penalità. Quando siete sicuri che la lista è a posto, possiamo andare a vedere cosa ci serve di strumentario. Questo è quello che essenzialmente ci serve: un tappetino per andare a mettere le nostre carte, poi comunque fa un po' figo, questo è il mio. Poi un portamazzo. Nel portamazzo cosa ci abbiamo? Ovviamente il mazzo, e poi abbiamo le altre cosine. Importante, giustamente, quando andate a partecipare, i danni. Questi sono i segnalini danno, ovvero i dadi. Quindi una volta che vi faranno dei danni, quanti sono? 180? Io metto 6. Io vado a posizionare i dadi in base a quanti danni vengono fatti. Serve anche il segnalino vuoto. Io, beh, c'ho il segnalino GX, perché curato, beh, mi fa schifo, questo è bello di metallo. Anche se non avete Pokémon nel mazzo che hanno un potere vuastro o GX, quello che era ai tempi, non importa, però va messo, perché comunque è la regola. Come si prepara il campo? Innanzitutto ci si accerta, come potete vedere qui il mio mazzo non è mischiato, ci sono tutte carte in sequenza, quindi dobbiamo mischiarlo. Come si mischia? Anche mischiare è importante, si può mischiare così, quindi la classica mischiata da carte da briscola, cercando di rimischiare tutto con molta calma, cioè fatto per bene. Se no, io di solito faccio così, faccio i mucchietti, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Questo mi serve anche per contare le carte che ho, ok? In questo momento, essendo che il mazzo ha 60 carte, se io faccio 6 mucchietti, qui mi devono riuscire 10 carte per mucchietto. Una volta che io ho fatto tutto questo giochino, che mi serve comunque anche a randomizzare le varie carte del mazzo, soprattutto quando ci sono dei mazzi dove magari si giocano tante energie su un Pokémon, quindi magari ci sono 4 energie tutte di sequenza, eccetera, è bene mischiarle molto bene. Poi cosa faccio di solito? Prendo i mucchietti e faccio così, li mischio a due, così cerco di randomizzare quanto più possibile, poi comunque non è che è fondamentale, però più mischiate meglio è. Una volta mischiato tutto, si prende il mazzo e si dà all'avversario, ok? L'avversario cosa fa? Giustamente una persona di solito non lo fate, non barate, perché qua si rischia. Cosa si rischia se barate e venite beccati? Potete essere squalificati dal circuito, potete non fare più tornei per tutta la vostra vita.
potete non far tornare per un anno, due anni, tre mesi, un mese, ok? Quindi perché dovete barare? Pokémon è un gioco, non è un lavoro, quindi divertitevi e evitate di barare. Una volta mischiato il mazzo, lo mettete qui, e l'avversario può decidere se spaccare, ok? Oppure lasciarvelo fare. Una volta che ve l'ha spaccato, e voi l'avete spaccato a vostra volta, io lo prendo, decidiamo chi inizia per primo. Quindi prendiamo un dado, testa o croce, ovvero pari o dispari, in questo caso è uscito dispari, e diciamo che inizia, che iniziamo noi. Ci settiamo le carte, ok? Il mazzo lo mettiamo in alto a destra, e ci prendiamo le nostre carte. Ovviamente attualmente, come vedete, sono tutte diverse e posso mettere un base e lo metto coperto. Una volta che ho messo il base, posso mettere i premi e li metto in alto a sinistra. Ok? Perché metto prima il base e dopo i premi? Se io per esempio non avessi avuto un base e avessi già messo i premi, potrei avere mettiamo caso che nel mio mazzo gioco un solo Pokémon, e se io metto prima i premi e in quei premi c'è il mio base, io non troverò mai il base con cui partire. Quindi sempre prima il base e poi i premi. La partita inizia, stringo la mano all'avversario e giochiamo. È il mio primo turno, quindi cosa posso fare? La prima cosa è pescare, ok? Si pesca sempre una carta. Poi dopo posso decidere che cosa fare. Essendo il mio primo turno, carte aiuto non le posso fare. Però è importante, perché anche qua si rischia delle penalità. Se per esempio io subisco un KO su questo Pokémon, ok? Va KO, io dopo cosa devo fare? Devo mettere davanti il Pokémon in panca. Ma se io prima di fare ciò pesco, becco una penalità, perché in base a quello che io ho pescato adesso posso decidere per esempio quale Pokémon mettere davanti, ok? Quindi prima metto il base e poi pesco, ok? È fondamentale. Per quanto riguarda i segnalini danno, se per esempio mi fanno 40, ecco qua, metto 40. Molto semplice. Se va KO, questa qui è la pila degli scarti. Mentre se andate a giocare un mazzo Lost Zone, la Lost io di solito la metto qua sopra, dove c'è la mia webcam, ok? Stessa cosa per le carte stadio. La stadio di solito si mette qua su in cima, ok? Tra i due giocatori, in modo tale che tutte e due possono vederla. Questo essenzialmente è come viene sistemato una plancia di gioco. E qua comunque abbiamo la panca. Ora facciamo così, giusto per far vedere le dimensioni. E qui abbiamo poi la pila degli scarti. Si pesca, si attacca. Per quanto riguarda per esempio l'assegnazione delle energie, assegnare un'energia si mette così, o sopra così, o anche così, in modo tale che si vede bene. Se metto le energie così, quando vado a mettere una carta oggetto, magari la metto di qua, così che si veda bene. Per quanto riguarda invece la lingua delle carte con cui possiamo giocare, l'importante è che siano in lingua europea. Perché potete scegliere carte che siano in inglese, italiano, tedesco, portoghese, quello che volete. Basta che non siano giapponesi. Le carte in giapponese hanno un back diverso. Cosa significa? Che se io gioco con delle sleeve trasparenti, io so che quella carta giapponese per esempio è un'energia, e so che in cima al mio mazzo per esempio c'ho quella carta lì e so cosa fare il turno dopo, ok? Non so se mi è sfuggito qualcosa. Per esempio, questa qui adesso è la nostra prima mano, ok? Questa qua è la mia prima mano. Cosa notate? Non ho dei base, quindi non posso mettere un Pokémon attivo. Di conseguenza io rimischio tutto, rimetto le mie carte nel mazzo, rimischio di nuovo
E una volta che ho rimischiato bene, ho ridato le carte all'avversario, l'ha smezzato e ho fatto questo, posso rifare il mio setup. Ho carte base? Sì, lo posso mettere. Cosa succede adesso? Che il mio avversario prende una carta in più, ok? Quindi lui partirà con una carta in più. O meglio, se fosse stato nel mio caso che il mio avversario non avesse avuto dei Pokémon base, io mi prendo una carta in più. Se fossero state due, due e così via. Ovviamente, di solito i tornei sono best of three, ovvero alla meglio di tre. In questo caso, se io vinco la prima partita, sono a 1. Se il mio avversario vince l'altra, siamo 1 pari e quindi dobbiamo fare la bella, quindi la terza partita che decreterà il vincitore. Durante questi tornei vengono rilasciati dei fogliettini, dei cedolini con i nostri nomi e quindi alla fine della partita dovremo mettere il nome del vincitore che andrà consegnato all'arbitro. Nel caso voi abbiate bisogno, che avete dei dubbi su una giocata, per esempio il mio avversario ha preso un premio in più, oppure ha pescato una carta che non doveva pescare, ha evoluto senza fare, potete chiamare l'arbitro che sistemerà la situazione di gioco e darà l'eventuale penalità all'altro giocatore. Quali sono le penalità? Potrebbe essere due premi gratis, ovvero si chiama prize loss. Se questi sono i miei premi, l'arbitro dice: guarda che per la penalità che ha fatto il tuo avversario devi prendere due premi in meno. Quindi io magari faccio la mia partita e facendo 4 premi io ho vinto, ok? Oppure semplicemente l'arbitro, se non nota gravi problemi, può risistemare le cose senza gravi problemi. Questo essenzialmente è quello che volevo farvi sapere del gioco di carte Pokémon. Quindi sono delle piccolezze, poi tante cose vengono con l'esperienza e via via che andrete a giocare i vari tornei affinerete le vostre cose. Giustamente, cosa molto importante, quando andate a giocare una carta allenatore spesso dice, per esempio, se io vado a giocare questa Level Ball, gioco la Level Ball, mi prendo un Pokémon dal mazzo che abbia almeno 90, ok? Una volta che ho fatto questo, non posso lasciare il mazzo così, ok? Perché la carta dice dopo di rimischiare il mazzo. Quindi dovete rimischiare il mazzo e consegnare dopo il mazzo all'avversario che lo smezzerà, ok? Ogni carta allenatore di solito dice di rimischiare, tante carte dicono di farlo, quindi ricordatevi, perché se no, insomma, il vostro avversario magari potrebbe pensare che vi siete messi una carta utile per dopo. Di solito ogni round dura un'oretta, quindi insomma, in base al numero dei concorrenti potrebbero esserci 3 turni, 4 turni, 5 turni che vi portano via mezza giornata. Quindi prendetevela comoda, divertitevi, mi raccomando, non abbiate paura a partecipare a certi tornei, perché tanti dicono sì, ma io sono scarso, perché devo andare a questo torneo dove c'è tutta gente che sa giocare? Chi l'ha detto che sa giocare? Cioè, questa è una vostra convinzione. Voi prendete, andate a giocare, conoscete gente nuova, vi divertite, imparate cose nuove, perché anche guardando gli altri giocatori sicuramente imparerete qualcosa, vedete dei nuovi mazzi che sicuramente avranno magari delle carte un po' diverse, vi potete confrontare con altri giocatori, quindi non focalizzatevi sul fatto che quelle persone magari vogliono partecipare ai mondiali, sono lì per fare punti. Ragazzi, ai mondiali ci vanno un pugno di persone, a giocare ci saranno 2000 persone, quindi signori, divertitevi, fatevi pochi problemi e che dire, io vi ringrazio per essere arrivati fino a qui. Se avete altri dubbi per quanto riguarda il gioco o quantomeno la parte torneistica, scrivetemi qua sotto nei commenti. Io spero di vedervi tutti ai prossimi eventi che ci saranno in questa nuova stagione e non abbiate paura a salutarmi, perché io vi vedo, cioè nel senso, mi è capitato che vai in certi posti, ti guardano e dire ok, poi dopo
te li ritrovi contro a giocare e mi dicono: oh, ciao Ricca, ti conosco. Ragazzi, sono lì, salutatemi prima, non vi preoccupate, non mi date fastidio. Signori, io vi abbraccio, vi mando un salutone. Se siete arrivati fino a qui, commentate con: andiamo a giocare. Noi ci vediamo alla prossima e che Godenzio sia con voi.